Appassionati di calcio 5, ben trovati, si ricomincia, prima puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal, la rassegna del calcio 5. Anche quest'anno dunque interviste, approfondimenti, servizi, risultati e tanto altro sulle partite dalla Serie A alla Serie D. Approfondimenti che inizieremo a proporvi subito dopo la sigla. E naturalmente iniziamo dalla Serie A e da un Latina che riscatta la sconfitta nel recupero con il Pescara, superando il Lollo Caffè Napoli con il punteggio di 6-3. I nerazzurri di Mister Brasile trascinati dal solito asse portante Maina Avellino. I due nazionali argentini incantano la platea, prima di tutto con un euro gol su tiro al volo dell'universale Lucio Avellino, che taglia il traguardo delle 100 reti con la maglia del Latina. Bene anche Chinchio, di nuovo tra i pali, il solito Battistoni e un Arlan in forte crescita. Con questa vittoria l'Axat Group Latina raggiunge quota 6 in classifica e si insedia al sesto posto. Nel prossimo turno, sabato 24, la compagine del presidente La Starza affronterà in trasferta l'acqua e sapone di Mister Bellarte, che precede i pontini di due sole lunghezze. Ma andiamo a vedere la classifica di questo primo scorcio di stagione. In vetta Corigliano a quota 10, seguito da Pescara a 9, 8 punti per Acqua e Sapone, Asti e Carli Sport Coggianco, 6 lunghezze l'Axet Group Latina, Monte Silvano a 5, Real Rieti e Caos Futsal a 4, 3 punti per Gruppo Fassina Luparense, 2 punti per Lazio e Lollo Caffè Napoli, chiude a 0 punti San Vincenzo Cosenza. Ma andiamo a vedere com'è andata nei dettagli nella sfida tra Latina e Partenopei. Il servizio. Amici di Mondo Futsal, benvenuti al Pala Bianchini di Latina. Quinta giornata del campionato di Serie 1, di fronte l'Axet Group Latina e al Lollo Caffè Napoli. Per il Latina la possibilità di riscattare l'amaro capo interno con il Pescara. Di gara, batterà per primo il Napoli, semaforo verde, si muove Maina, esce dal blocco Battistoni, la chance per Battistoni che va con il destro. Botta sul pallone. Vega, la conclusione, Chicchio, inserimento di Bacoli, sempre Avellino, la chance con il destro, ci mette le mani Tatonetti, torna da Battistoni, occhio al 2 contro 1 della Lollo Caffè Napoli, pallone per Vega, arriva il vantaggio da parte della Lollo Caffè Napoli, pallone scaricato a destra per Maina, sempre dentro per Avellino, va la conclusione, il palo per Battistoni, controlla le finte, Battistoni defilato, va con il sinistro, la sterzata, Battistoni con il destro e arriva Maina a depositare in rete per il pareggio dell'Axat Group. Fabico per Botta, prova a liberare il sinistro, Chicchio ci mette il piede, quindi va da Arnaldo Pereira che sceglie Battistoni da sinistra, la conclusione di Battistoni, bene per Battistoni che prova a passare in mezzo a due, arriva Maina con il destro, ancora Maina, Maina, sempre Maina, ancora Maina, si continua a giocare con Vega che va da sinistra, Vega, 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 il salvataggio di Arnaldo Pereira, pallone scodellato in aria, arriva il gol del 2-2 di Avi Rodriguez, lasciato colpevolmente solo da parte del giocatore Lollo Caffè, che recuperano il pallone con Avi Rodriguez, ancora Avi Rodriguez, l'apertura per Roche, la conclusione Chicchio, Avellino per Maina con il sinistro, Botta, arriva Avi Rodriguez, porta il pallone avanti con la suola, Chicchio in due tempi, poi Rizzo, la impressione Borca Blanco, il numero di Rizzo, attenzione a Rizzo, la salta di due, va uno contro uno, anche con Battistoni, la conclusione, sempre Borca Blanco per Arnaldo Pereira, va la conclusione diretta in porta, ancora Arnaldo Pereira, può toccare per Borca Blanco, è così, poi Avellino bene per Battistoni, la finta nella di rigore, Battistoni
Ancora Avellino, di prima per Maina. Pallone per Borca Blanco, il piazzato. Ancora Maina, la finta splendida per Avellino. Maina, defilato a destra. Attenzione, inserimento in area di rigore di Arnaldo Pereira. Pallone scodellato dalla parte di Avellino. Un gioiello di Avellino. Eurogol. Avanti Latina, ancora una volta. Può andare l'argentino. Se ne va da destra. Ancora Avellino. Il pallone dentro con il tacco. Mamma mia, Arnaldo Pereira cosa ha fatto? Con il tacco in Latina sull'asse Avellino, Arnaldo Pereira. Recupera Latina con Battistoni, che perde però il contatto con il pallone. La conclusione, Chicchio ci mette la pezza. Ancora Avellino, torna su Bico, ruba il pallone per Maina. Maina con il tacco. Avellino di prima per Borca Blanco, il palo. Poi Rocha, serve Vega, attenzione, la possibilità per Rizzo. E c'è il gol di Avi Rodriguez che riapre la sfida. Rocha, Bico, proprio lui. Fa la conclusione con il sinistro. Il palo clamoroso, poi ancora ci prova Vega. Attenzione a Battistoni, siamo già dall'altra parte. Il pallone al centro per Arnaldo Pereira. Pallone per Rizzo e la gran parata da parte di Chicchio, che invece è per Maina, che prova a proteggerlo, a far scorrere i secondi. Il tacco splendido per Borca Blanco, la transizione perfetta del Latina. Che cosa hanno fatto Maina e Borca Blanco? Quindi Rizzo, la possibilità per la Lolo Caffè con Chicchio, che dice di no a Davi Rodriguez. Ultimi 12 secondi di gara con Maina da destra, può andare uno contro uno con il tacco splendido per Avellino che spacca la porta. 6-3, gioco, partita, incontro. Finisce qui, vince l'Axet Group Latina 6-3 contro Lollo Caffè Napoli davanti a uno straordinario pubblico. Da Davide Mancini è davvero tutto, un saluto agli amici di Mondo Futsal. È il momento della Serie B, parliamo del pari interno per la Virtus Fondi di mister Rosigna. Al cospetto di un'ostica Virtus Palombara è stato un mezzo passo falso per il rossoblù, rimasti comunque in vetta alla graduatoria. Prima si è registrato il vantaggio ospite con Eto, poi è arrivato il pareggio fondano con Dannibale. A nulla è valsa la supremazia del gioco da parte dei padroni di casa. Nel prossimo turno la formazione del presidente Ginepro sarà ospite del Lido di Ostia, quarto in classifica e reduce dalla pesante sconfitta con la capitale Torino Marconi. Ma andiamo a vedere la classifica. Virtus Fondi e Feldi Eboli in testa a 7 punti, 6 lunghezze per Brillante Torino e Capitolina Marconi, 5 per Ardenza Ciampino e poi a 4 Lido di Ostia, Isernia e Virtus Palombara, a 3 VEA Sport Orte, a 2 Alma Salerno, 1 Città Carnevale Saviano e chiude a 0 Campobasso. Abbiamo la possibilità di vedere le immagini del match della Virtus Fondi attraverso il servizio realizzato da Fondi Sal e Luca Figuccio.
Per quanto riguarda la C1 parliamo di una vittoria esaltante per la Ginnastica Studio Fondi. I ragazzi del presidente Biasillo hanno superato la quotata Vigor per Conti grazie a una ripresa perfetta. La prima frazione si era conclusa sul 2-2, la seconda ha visto veramente in grande spolvero la squadra di casa che è arrivata a siglare il 6-2 per i fondani in rete con un autogol propiziato da Silva, Losada, Bastos, Faria, Nunigno, insomma la prima marcatura stagionale per lui e poi Triolo. Ancora sconfitte casalinghe per Lanzio Lavinio contro il Savio 3-4, i locali in rete con doppietta di Simone Moncada e De Franceschi, e per la Eagles Aprilia di Mister Raggiolas 1-4, in rete per gli apriliani è andato Cipriani. Nel prossimo turno la Eagles Aprilia farà visita al Savio, Lanzio Lavinio si recherà nella tana della Vigor per Conti, mentre la Gymnastic Studio sarà ospite del Rocca di Papa. Ma vediamo la classifica di questo girone di Serie C1: Albano, Ferentino, Mirafin e Savio in testa a 10 punti. Seguono a 9 Città di Paliano, Progetto Futsal e Vigor per Conti, a 7 Fondi, a 3 Velletri e poi un punto per Rocca di Papa, Virtus Fenice, Vis Gavignano. Chiudono a bocca asciutta per il momento Atletico Anzio Lavinio e Eagles Aprilia. È il momento del servizio sul match della Ginnastica Studio Fondi contro la Vigor per Conti, un servizio realizzato dalla nostra redazione di Fondi con Oscar Macaro e Luca Napolitano. Thank you.
È il momento della Serie C2, partendo dal girone B, vittoria casalinga per la Vigor Cisterna, un perentorio 4-2, quello della formazione di Angeletti ai danni dello Spinaceto 70. A segno Chirali e Petrone, entrambi doppietta personale. Nel prossimo turno i biancocelesti affronteranno in trasferta la Roma Calcio a 5, che nell'ultimo turno è stata surclassata dall'Onei con il punteggio di 12-1. Ma vediamo la classifica di questo raggruppamento. In testa Nord-Ovest Calcio a 5 a 12 lunghezze. 10 per Fortitudo Futsal Pomezia, 9 per Sporting Città di Fiumicino, 7 per La Pisana Calcio 5, 6 per Cisterna, Onei Calcio 5, Fiumicino e Eur Futsal, a 4 Tor Tre Teste e Generazione Calcetto, a 3 punti Sporting Club Marconi, Roma Calcio 5, Spinaceto e Virtus Ostia. Nel girone C invece tonfo esterno per la United Aprilia sul campo della Virtus Aniene. I ragazzi di De Angelis perdono così la testa della classifica, ma non è certo un caso, non è certo il caso di fare drammi in casa apriliana. Le reti dello United sono state realizzate da De Marco, Galieti, Pacchiarotti e Pignatiello. Nel prossimo turno la formazione del patron Buratti ospiterà al Rosselli la compagine dell'Airone, reduce dalla sconfitta interna contro la History Roma. Ma vediamo la classifica di questo raggruppamento. A quota 12 Città di Colleferro e Real Ciampino, a 9 lo United Aprilia, a 7 la Virtus Aniene, seguono a 6 History Roma e Atletico Genzano, a 5 Virtus Divino Amore, a 4 Atletico Marino e Città di Ciampino, a 3 Palestrina, Penta Pomezia, Colleferro e Airone, chiude il Pavona a una lunghezza. Per quanto riguarda invece il girone D, vince sul campo dello Sport Country Gaeta la capolista Minturno col punteggio di 3-2. Gli ospiti, trascinati da Sanchez e Zottola, a corsare anche la Vis Fondi a Terracina in casa del Real Pensiero e Parole con le marcature di Triolo, Doppietta e Fiore, e l'FC Cisterna con grande prova collettiva sul campo del Città di Marina Minturno. Vince anche il DLF grazie a un doppio guastaferro e al solito Conte, che doma così la Fortitudo Terracina, e il Red Bull Go ora che regola un buon ceccano. Ma vediamo la classifica del girone D. In testa Minturno a 12 punti, Atletico Alatri e DLF Formia a 10, Visfondi 9, 7 punti per il Cisterna, 6 punti per il Connect Calcio a 5, Sport Country Club, Real Podgora, 5 punti per Futsal Ceccano, 3 per Fortitudo Terracina, 2 per Sporting Giovani Risorse, 1 per Città di Minturno Marina, chiudono a 0 Real Terracina e Isola Liri. E per questo raggruppamento possiamo gustare le immagini gentilmente concesse da Telegolfo relative alla sfida tra DLF Formia e Fortitudo Terracina.
È una partita dove alla fine abbiamo sofferto e rischiavamo quasi il pareggio. Bravi loro che si sono chiusi bene dietro. Qualcosa da recriminare da parte nostra, più che altro per le occasioni mancate, compreso io. Però purtroppo capita anche il sabato in cui la palla non va dentro e ci portiamo i 3 punti, che è la cosa fondamentale. Sì, la mia squadra cresce molto, sono contento di questa cosa qua. Ovviamente oggi avevamo di fronte una grande squadra che gioca molto bene, sicuramente punterà a vincere il campionato, qualcuno mi guarderà male, però è la migliore di quelle che abbiamo affrontato fino adesso. E noi piano piano cerchiamo di migliorare, oggi abbiamo fatto una buona difesa, siamo usciti verso la fine, sono buone basi insomma. Un girone di C2 abbastanza equilibrato, queste squadre, bella squadra atleticamente messa, certo forse come occasioni abbiamo realizzato credo il 30% di quello diciamo. E da Telegolf abbiamo anche le immagini su un'altra vincente sfida di questa giornata tra Sport Country Club Gaeta e Minturno. Vediamole. Partiamo col fare i complimenti alla squadra di Gleida e Mister Valente, perché veramente hanno avuto oggi una buona, tanto sacrificio, una buona disposizione tattica, si vedevano, ripartivano, ci creavano grosse difficoltà con il piccoletto davanti che era molto molto veloce, con il Sorrentino che lo conosciamo, che è un signor giocatore. Sì, è pur vero, poteva finire in pareggio, forse noi ci siamo passati un po' troppo, però è anche vero che abbiamo sbagliato 4 ripartenze, 3 contro 1. Una squadra tecnica come la nostra deve fare gol in quelle occasioni e forse probabilmente non avremmo sofferto nei minuti finali. Il segnale positivo è che riusciamo a soffrire e a vincere questo tipo di partite, soffrendo moltissimo, quindi diciamo che c'è uno spirito di squadra, però è ovvio che dobbiamo lavorare tanto in palestra, dobbiamo trovare nuove soluzioni di gioco, probabilmente altrimenti non porteremo sempre a casa queste partite con un gol di scarto. Una bella partita tirata, un ambiente bellissimo, caldo come piace probabilmente a me, qualche screzio tra le squadre, però al termine della partita tornavo tutto nei giusti binari, come è giusto che sia. Certo. Sì, un'ottima partita contro questo Minturno, lo sapevamo, squadra capolista, squadra comunque imbastita per puntare a vincere il campionato, squadra piena di stranieri, molto forte tecnicamente. Abbiamo fatto una bella partita sotto tutti i punti di vista, specialmente difensivamente. Abbiamo sprecato molte occasioni in fase offensiva,
credo che abbiamo regalato tutto sommato una bella partita per chi è venuto qui allo Sporting Club a vedere questo bel incontro. Dispiace per il risultato, una sconfitta che forse non paga tutti gli sforzi che abbiamo messo qui sul campo, forse non dico la vittoria, magari stiamo esagerando, però se finiva X un pareggio credo che non avevamo rubato niente. Ma direi non solo il primo tempo, come tutto nel calcio, insomma, nel futsal è così, cioè ci sono momenti in cui tu devi far male e non abbiamo fatto male, e momenti in cui loro hanno spinto, hanno trovato i gol, non sono riusciti a probabilmente avere anche il doppio vantaggio e sono rimasti, quindi noi siamo rimasti in partita. Dopodiché siamo riusciti fuori noi e sicuramente se segnavamo non avremmo rubato niente, anzi, cioè il portiere ha fatto due interventi importanti, Guerra ha fatto una grande giocata, palo e quell'ultima di Damiano che poteva tranquillamente mettere sul secondo, e a questo stiamo parlando di un pareggio meritatissimo, però va bene, ci sta, loro sono bravi, però non siamo stati assolutamente inferiori. Mi dispiace per quello, non è la prima partita, pure l'altra volta a Terracina, poi abbiamo dilagato, ma noi li abbiamo tenuti in partita noi, sbagliando tutto che si va a sbagliare. E invece no, si deve giocare con il compagno, anche sotto porta. È stata una giornata all'insegna delle vittorie esterne, hanno vinto infatti la Polisportiva Stella 6-4 sul campo dell'Accademia, la Virtus Latina Scalo sul terreno del Fai di 2004 con il risultato di 5-4, il Golfo Spinei che si è imposto 3-1 sull'Atletico Sperlonga, così come il Città di Pontinia che ha fatto suoi 3 punti ai danni delle Forna di Ponza. In ultimo l'Atletico Rocca Massima che ha espugnato il parquet del Formia 1905 con il risultato di 2-1. Partono bene invece nelle rispettive gare casalinghe e in camera i primi 3 punti della stagione un Maramaldo Flora ai danni dello Sporting Terracina, il Real Fondi 3-1 nel big match di giornata contro lo United Latina e il Maranola che si impone di misura 4-3 al termine di un confronto combattuto con il Montilepini. Per quanto riguarda i gironi romani, invece, riflettori puntati sul PR 2000 Aprilia che parte bene contro la Procalcio Cecchina con un ottimo 4-2 e le doppiette di Paterniani e De Giudici. Su questa sfida abbiamo la possibilità di visionare delle interessantissime immagini. Andiamo a gustarcele. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti a questa prima giornata del campionato di Serie D, nel quale la PR 2000 Aprilia ospita la Procalcio Cecchina. Si parte, primo pallone per gli arancio grigio, si accentra, non tira, prova per Catalano, il palo, poi sulla ribattuta del palo, la parata di Infanti. Poi Infanti prova il tiro, secondo legno, in scivolata ma palla ancora per Fulco, lungo, occasionissima. Poi prova ad andare via, ruba palla però Infanti esplode il destro, la parata qui ad Aprilia. Lungo, il sinistro, che sibila il palo. E allora prova ad andare via, Neo entrato, dei giudici che insacca subito, sblocca il risultato la PR 2000. Giampocaro poi verticalizzazione per dei giudici, colpo di tacco Jacobacci, salva tutto Gattoni. Dentro per dei giudici, difende palla dei giudici dall'attacco di Schimina, poi dei giudici sfiora l'incrocio. Vedremo se calcerà direttamente in porta, invece no, schema Paterniani, il destro vincente. 2-0 per la PR. Dei giudici, prova il destro, il palo di dei giudici. Va via Schinina. Pallone che rimane lì e arriva la rete di De Angelis. Il 2-1. Schinina. Va via Schinina, poi scarica per De Angelis. Arriva la rete, la doppietta di De Angelis. Il pareggio della Procalcio Cecchina. Dentro per Longo, difende palla. Poi il destro vincente di Infanti dalla lunga distanza, ma altrettanto bene Infanti, break della PR, Infanti è tutto solo, Infanti, che errore di Infanti, prova ad andare via, poi Lancioli, il destro improvviso di Lancioli, un possesso palla in favore della PR, allora colpo di tacco, grande combinazione dei giudici che sfiora la doppietta personale, Schinina, Paciotti,
pallone dentro, recupera palla però la Pierre con dei giudici che non sbaglia stavolta. Cala il poker, stavolta sì, la Pierre 2000. Troppo caro, troppo lunga, termina così. Pierre 2000, Aprilia 4, Pro Calcio Cecchina 2, si chiude così la prima giornata del campionato di Serie D. Un saluto da Fabrizio Agostini. Termina così con quest'ampia panoramica iniziata dalla Serie A e terminata con la Serie D. Termina così, dicevamo, la prima puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Voi però potete continuare a seguirci sul sito mondofutsal.net e attraverso le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia e la grafica e ringraziamento a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa prima puntata. Appuntamento, alla prossima. Grazie.